A lei non ci appetisce? No, grazie, non ho più l'età. Lo so, per qualcuno il sapore è troppo forte. E certo, delicato non è. Me ne passo una curiosità. Ma voi di dove siete? Siciliano. Ma vivo a Roma. E di che cosa vi occupate? Insegno letteratura. Noi invece la letteratura la facciamo. Eh sì? Mi diletto a scrivere. E che scrivete? Fino ad ora farse, cose comiche, cose per ridere. Ma fra 3 giorni debutto col mio primo dramma. Un dramma comico, No, ma il dramma comico. Come dice Aristotele, catarsi è farmacon. Clistero e purga. Finisce però. Guarda. Questi li ho fatti stampare io. Però lo prendo. A piacere ci venga a trovare, Forse lei, professore, non è pratico di teatro. A dire il vero ci vado poco. E come mai? Ma non mi interessa. E poi sotto sotto provo una certa diffidenza, troppa finzione. Ma quale finzione, professore? Il teatro è verità. Ah sì? Finzione. Beh, allora spiegatemi una cosa. Come si fa a credere a delle persone che si vestono con le gorgiere, i capelli piumati, i pantaloni a sbuffo, che si mettono nasi e baffi finti per sembrare quello che non sono? Lo dico, come si fa? Professore, con tutto il rispetto, tornate ad insegnare, perché vedo che voi di teatro siete un po' casciutto. Un'ora fa è morta una signora. È la cognata di una signora che abita nella salita qua sopra al numero 81. Ho capito. È una signora di 81 anni che abita a salita cognata numero 4. E parla chiaro, no? Capito, babbo, ma non possiamo andarci. Abbiamo un impegno con il signore, ci aspettano al comune. Ci dice che aspetta, tanto ancora è capro.